Ciao. Ciao. Grazie. Ciao Matteo. Come stai? Niente. Molto bene. Buonasera. Allora? Un po' meno. Ciao. Vabbè. Massimiliano Santo Gesù, sì. Sport Avellino, e poi abbiamo un altro collega. Quando? Ieri. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento del lunedì sera con Contatto Sport. Ci ritroviamo quest'oggi il day after della... Day after, no. Abbiamo giocato di sabato, giusto? Però sono tornato ieri e... No, abbiamo giocato di domenica. Sono ancora un po' frastornato da questa trasferta fredda di Carpi. Quindi, giusto, il day after del pareggio dell'Avellino al Cabassi di Carpi 1-1. Parleremo di questo e di tanto altro, come sempre, nel corso di Contatto Sport con i nostri ospiti in studio e con l'amico e collega Domenico Zappella, per fortuna che ci sei, che mi ha ricordato che giorno è oggi. Buonasera e ben ritrovato a te Leonardo, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Sei un po' in confusione anche tu, ti stai adeguando un po' al clima. Detto questo, a parte gli scherzi, ovviamente analizzeremo questo pareggio ottenuto ieri a Carpi. L'abbiamo già fatto in parte ieri nel corso di diretta Stadio e Studio, lo analizzeremo meglio, ci soffermeremo soprattutto sul futuro in casa biancoverde. Sabato all'Orizzonte una sfida importantissima al Partenio Lombardi contro il Pisa. Discuteremo ovviamente soprattutto sulle questioni tecniche, sulle questioni tattiche di queste settimane. Lo faremo attraverso i nostri ospiti in studio. Vi abbiamo come sempre già annunciato quali saranno i nostri ospiti di questa sera attraverso i nostri canali social, attraverso i nostri punti di informazione, ma conosciamo meglio il nostro ospite come sempre in esclusiva a Contatto Sport attraverso questa scheda. I want it all. Matteo Ardemagni da Milano, e lui, il bomber sempre cercato dall'Avellino in Serie B, un colpo che si concretizzerà solo nell'ultimo giorno di mercato della recente sessione estiva. Un arrivo che accende subito l'entusiasmo in Irpinia,
contratto triennale con i Lupi ed una grande voglia di mettersi in mostra. E questa è la storia recente di un grande attaccante della serie cadetta, il classico bomber che dovrà far rialzare le sorti dell'Avellino. Ma la storia calcistica di Matteo parte da lontano ed inizia a San Colombano all'Ambro, un piccolo paese in provincia di Milano dove muove i primi passi. Gli osservatori del Milan lo notano subito e gli fanno fare tutta la trafila del settore giovanile con i rossoneri. Un sogno per un tifoso milanista quale è Ardemani, tanto da essere a San Siro da piccolo in versione raccattapalle. Anche perché i cugini rivali dell'Inter lo avevano scartato ad un provino. Ancelotti lo aggrega alla prima squadra e lo fa esordire in Coppa Italia nella stagione 2005-2006 negli ottavi di finale contro il Brescia. Ma l'avventura in rossonero termina lì. Il Milan lo manda in prestito in Lega Pro con Perugia, Pizzighettone e Pro Patria. Nel 2008 l'esordio è B con la Triestina, ma la scalata di Ardemani inizia l'anno successivo quando si trasferisce a Cittadella e sotto la guida di Foscarini realizza 22 gol in 38 gare, andando a formare con Junco una coppia stratosferica. L'Atalanta, che nel frattempo è stata acquistata da Percassi, lo nota subito e decide di investire su Ardemani. E l'estate del 2010, proprio per Cassi, non lesina il portafoglio e con una cifra vicina ai 5 milioni di euro lo acquista a titolo definitivo. Con la Dea in B, Ardemani inizia bene, subito in gol, ma in Coppa Italia contro il Foligno. In campionato stenta a decollare e realizza una sola rete contro il Sassuolo. L'Atalanta è promossa in A, ma Ardemani resta in B, andando in prestito al Padova. Nel gennaio del 2012 il trasferimento a Modena, dove resta anche l'anno successivo e con i canarini segna gol a Grappoli, 28 in 59 gare. L'Atalanta però non crede in lui e nel 2013 lo gira al Chievo Verona, dove però trova spazio col contagocce facendo la riserva di Paloschi. A gennaio torna in B a Carpi, dove realizza 4 gol. Altro trasferimento alla Spezia ed altra esperienza negativa. Nell'inverno del 2015 ritorna a Perugia e ci resta anche l'anno scorso, realizzando 17 gol totali in 47 presenze e trovando in Umbria anche il suo amore. Al di fuori del campo tante voci di gossip, in molti lo definiscono un festaiolo, ma è pur sempre un ragazzo. Piuttosto restano negli archivi le sue esultanze, una su tutte quelle in Modena Varese, quando esibisce una paletta da vigile urbano che gli costa una condanna a 6 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, pena poi sospesa con la condizionale dopo una precedente serata con alcuni dei suoi ex compagni del Modena. Anche a Perugia un'esultanza particolare nel derby con la Ternana. Caro Matteo, ora ne vogliamo con la maglia dell'Avellino. Altre esultanze, definiamole ignoranti. Ed eccolo qui, benvenuto al bomber Matteo Ardemani. Buonasera, Matteo. Buonasera a tutti. Naturalmente più avanti nel corso della trasmissione ritorneremo su questa scheda, già ti è scappato qualche sorriso rivedendo tutta la tua carriera, specialmente negli ultimi anni. Come detto, più avanti sarà una parte dedicata proprio a questo. Al tuo fianco abbiamo chiamato due colleghi questa sera con i quali andremo naturalmente ad analizzare quello che è successo a Carpi, ma quello che sta succedendo in generale in questo campionato dell'Avellino, dove regna purtroppo al momento poca chiarezza e tanta confusione. Quindi ringrazio e saluto nuovamente, ben ritrovato negli studi di Contatto Sport, a Massimiliano Santosuosso. Grazie, buonasera a voi. Un ben ritrovato all'amico e collega Delfino Sgrosso. Ciao Delfino. Ciao, buonasera a te, buonasera a Domenico e ben trovati a tutti i telespettatori. Questi nostri ospiti con cui andremo, come detto, ad analizzare, partiamo dalla stretta attualità che si chiama Carpi Avellino, andiamo a rivedere quello che è successo al Cabassi con la cronaca del match.
Un pareggio per 1-1 che sa tanto di brodino. L'Avellino a Carpi strappa un punto, ma le buone notizie finiscono praticamente qui. Con 0 tiri nello specchio della porta, gli Arpini conquistano il massimo, ma denotano le solite falle tattiche e tecniche. L'ennesimo cambio di modulo con il passaggio al 4-4-2 non modifica la sterilità offensiva e la mancanza di gioco. Il Carpi si adegua al non gioco e nel primo tempo vince la noia. Sono comunque i padroni di casa a provarci con più insistenza. Al 17° di Gaudio imbecca Lasagna, diagonale insidioso che termina a lato. 2 minuti dopo Crimi chiede un rigore che non c'è, giallo per simulazione. Al 22° sugli sviluppi di un corner, Romagnoli da solo in mezzo all'area, calcia debolmente. L'unica azione, si fa per dire, degli Arpini arriva al 38°, quando Moculu allarga per Asmattilo da posizione defilata che si perde sull'esterno della porta. Il primo tempo va fortunatamente in archivio, da censura, gli insulti a Moculu al rientro negli spogliatoi. Nella ripresa dentro Sumaré per Belloni, ma è Asma che al secondo regala palla al Carpi. Lasagna dal limite, rientra sul sinistro e spara alto. Al quinto, la gara svolta. Sabbione atterra Ardemagni in aria, nessun dubbio, è rigore. Dal dischetto lo stesso Ardemagni è preciso e spiazza Colombi. Esplode la gioia nel settore ospiti, esultanza rabbiosa del bomber bianco-verde che si toglie la maglia e mostra i muscoli, beccandosi il giallo. Ma il vantaggio erpino dura giusto un minuto perché il Carpi subito pareggia. Punizione di Pasciuti, Sabbione prolunga, Lasagna indirizza in porta, per Rotta salva sulla linea, ma ancora Lasagna al secondo tentativo non sbaglia. Troppo fragile l'Avellino, che va in tilt. Il Carpi per poco non piazza un minuto dopo il colpo del 2-1, quando Di Gaudio fa ciò che vuole e serve Bianco. Ma fortunatamente la conclusione preda di Radunovic. Di Gaudio è imprendibile per Gonzales, che viene ammonito. L'esterno del Carpi è ispirato, al 22° apre per Bifulco, che è davanti la porta. Si vede negare la gioia del gol dall'istinto di Radunovic, che devia con il piede un gol già fatto. Al 25° sempre Di Gaudio, stavolta si mette in proprio, tiro al lato. 2 minuti dopo ancora lui, crossa per Bifulco che di testa appoggia al lato. L'Avellino resiste, ma all'80° resta in 10 per il doppio giallo a Migliorini. In superiorità il Carpi prova a vincerla, ma il tiro di Lasagna viene deviato in corner. Poi dalla bandierina colpo di tacco di Di Gaudio con Radunovic che blocca. L'Avellino riesce ad uscire indenne dal Cabassi, ma resta una prestazione da rivedere. Sabato arriva il Pisa. Per l'Avellino c'è solo un risultato a disposizione, la vittoria. Queste le immagini salienti, la cronaca del match di ieri di Carpi-Avellino. Matteo, rivedendo ancora una volta questa gara, diciamolo subito, prima dell'inizio della partita probabilmente qualcuno avrebbe messo la firma su un pareggio contro una squadra neo-retrocessa dalla Serie A, che ha mantenuto un po' la stessa ossatura dello scorso anno. Rivedendo però ancora una volta queste azioni salienti, cresce la rabbia, cresce il senso di frustrazione, perché l'Avellino è stato incapace di offendere, fatta eccezione ovviamente del rigore da te realizzato, una sterilità offensiva davvero allarmante. Sì, è vero, non creiamo tanto e quello si vede, noi attaccanti non abbiamo tante occasioni e stiamo lavorando su quello, nel senso anche in settimana al mister, insomma, facciamo dei lavori e ci esercitiamo tanto anche sulla fase offensiva, ma i risultati poi non vengono il sabato. Dobbiamo migliorare tanto su questo, col lavoro. È inutile che posso stare qua a chiacchierare tutta la sera, ma il lavoro paga, bisogna allenarsi e migliorare, perché effettivamente guardando anche la partita sbagliamo sempre i passaggi finali. Di cross poi non se ne vedono, quindi dobbiamo migliorare tanto in questo. L'unica nota positiva naturalmente è il tuo gol. Ti faccio subito questa domanda, così mettiamo a tacere anche alcune polemiche che sono scaturite sui social sulla tua esultanza. Cosa c'era in quell'esultanza? Rabbia? No, io sono uno molto, insomma, mi tengo dentro le cose, poi sbotto, ma nella mia esultanza non avevo niente
avevo diciamo rivalità con i tifosi del Carpi, nel senso che non ci siamo lasciati benissimo e quindi era un metodo insomma di sfogo, perché poi ho ricevuto anche degli insulti nel riscaldamento mentre uscivo e era stato per quello. Ma tra l'altro poi Matteo, aggiungo io, mi perdoneranno gli altri ospiti, visto che siamo partiti subito con l'esultanza, come giusto che sia, proprio per mettere a tacere determinate illazioni, critiche che non hanno assolutamente senso. Io l'ho visto anche come un senso di dare carica alla squadra, quindi ai tuoi compagni, e poi io non ci vedo nulla di male, soprattutto se vai a festeggiare con i tuoi tifosi, lo hai fatto in questa circostanza, lo hai fatto in passato, e come dicevo nella scheda, io spero tanto in tue esultanze, definiamole ignoranti, perché non oso immaginare un tuo gol nei prossimi derby che ci saranno, certo, col Benevento e con la Salernitana. Aspettiamoci qualcosa, poi voglio vedere lì se qualcuno avrà da ridire sull'esultanza. Sì, certo, no, io sono un po' ignorante, tra virgolette, non lo nascondo, ho sbagliato, nel senso che ho preso una munizione forse un po' troppo stupida, però io al momento non ci penso e sono insomma naturale, quindi mi sono sfogato, ma era solo perché non ci siamo lasciati bene con la società Carpi ed era per quello, per la munizione ho sbagliato, lo so, è un'ingenuità che avevo e ho ancora adesso a 30 anni, ma credo che ce l'avrò ancora, perché nelle esultanze purtroppo mi sfogo al massimo. Max, tornando agli aspetti tecnici di quello che si è visto in campo al Cabassi, praticamente al di là del pareggio, cioè del punto, che è l'unica cosa che bisogna salvare, una gara fotocopia vista tante volte già in questa stagione. Abbiamo visto anche il 74esimo modulo adottato dall'allenatore in queste 14 partite. La cosa grave è che secondo me non si riesce ancora a capire quale sia la vera identità di questo Avellino, perché i numeri purtroppo ci consegnano una squadra in piena zona retrocessione, con una media punti da piena zona retrocessione, una squadra che ha fatto una ventina di tiri in porta totali in 14 partite, una squadra che segna poco, una squadra che subisce tanto. A me non preoccupa il presente, a me preoccupa il futuro, perché se un allenatore in 4 mesi, e dico 4 dal ritiro, non riesce a dare l'identità alla squadra, e appare anche abbastanza insicuro, perché non è mai accaduto che abbia ripetuto la stessa formazione per 2 giorni. Un allenatore, se ha le idee, le ripercorre, questi sono e questo va avanti. Invece è un allenatore che, a quanto pare, al di là di quello che poi dice in conferenza stampa, subisce anche una certa influenza dall'esterno, perché il continuo cambiare i calciatori titolari, il continuo mettere da parte giocatori che magari la partita prima non hanno fatto bene, dà insicurezza ai calciatori stessi. A me non preoccupa il presente, a me preoccupa il futuro immediato, e questo immobilismo anche societario a non voler dare una scossa all'ambiente e alla squadra stessa. L'esultanza di Ardemagni io l'ho vista e l'abbiamo, penso, vissuta un po' tutti come un'esultanza liberatoria. Caspita, siamo andati in vantaggio a Carpi, magari questa è l'occasione giusta per il rilancio. Invece è finito lì, calcio di rigore, gol, dopo 30 secondi la solita puntini difensiva, riprendiamo gol e siamo stati fortunati ad averla pareggiata e non averla persa, perché il Carpi ai punti avrebbe sicuramente meritato la vittoria e nessuno avrebbe sicuramente gridato allo scandalo. Poi arriva il dopogara, le dichiarazioni di Toscano, penso che le analizzeremo dopo, quindi per il momento mi fermo qui. Ci arriveremo per gradi, Massimiliano, ovviamente riascolteremo le parole di Toscano rivolte anche a quello che lui definisce la crescita degli attaccanti, però Delfino non è perché è presente questa sera con noi Matteo Ardemagni, la settimana scorsa c'era Benjamin Mokulu, parliamo dei due attaccanti che appunto erano ieri presenti in campo al Cabassi. Ci ritroviamo a detta di tutti, non a detta nostra, un reparto offensivo di un certo spessore. Ardemagni l'abbiamo visto nella scheda, i gol li ha sempre fatti, li ha fatti in ogni piazza. Castaldo lo conosciamo, Mokulu l'anno scorso è stata la rivelazione dell'Avellino, c'è un certo Daniele Verde,
c'è Camarà, che è un altro prospetto interessante, e in ultimo lasciamo anche Bidawi, che è diventato un po' l'oggetto misterioso, però 3 anni fa era invece l'oggetto dei desideri di tante squadre di Serie B e anche di Serie A. Ci ritroviamo un reparto offensivo dai grandi numeri che però non viene innescato. Innescato perché in realtà la risposta l'hai data stesso tu nel servizio. Abbiamo sentito i nomi di diversi calciatori, ma nessun centrocampista. Il che vuol dire che anche nella manovra dell'Avellino o si salta il centrocampo, o si va per azioni estemporanee, o non c'è questa grandissima manovra organizzata. Chiaramente gli attaccanti e anche i difensori beneficiano e soffrono di quello che rispettivamente fa o non fa il centrocampo, che è il ruolo, che è il reparto senza dubbio più importante del calcio. Non lo scopriamo oggi, non lo stiamo a dire qua oggi. La verità è che in tutta la campagna acquisti dell'Avellino, se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, la società ha indebolito proprio questo settore, perché è andata via gente come Bastien, come lo stesso Arini, che era un centrocampista che dava una gran mano alla manovra, non tanto in fase di costruzione, ma anche in fase di inserimento. Ricordiamo i suoi gol, che spesso sono stati anche decisivi, anche la vittoria per 1-0 negli anni passati, sostituendoli con dei giovani, e togliendo ulteriormente qualità a un centrocampo che adesso indubbiamente ne soffre. Quindi, al di là dei demeriti di Toscano, che sicuramente ci sono, perché in una squadra si vince e si perde tutti assieme, a partire da chi la guida, c'è sicuramente questa analisi che diventa impietosa la 14ª giornata, cioè il fatto che il reparto nevralgico del campo è quello che, dal mio punto di vista, assolutamente è uno dei principali responsabili di questa situazione. Anche perché, come diceva Massimiliano prima, ennesimo modulo di questa stagione, rimanendo però su questo 4-4-2 Delfino, facevamo l'analisi ieri con Domenico, se tu giochi con il 4-4-2 significa che devi fare prevalentemente il gioco sulle fasce, no? Soprattutto esatto. Per quanto riguarda i due esterni di centrocampo, che ieri erano Belloni ed Asma, che avevano il doppio compito, in primis in fase offensiva, di cercare di mettere palloni in mezzo per i due arieti schierati ieri in contemporanea, ossia Mokulu e Ardemagni, e anche in fase difensiva avrebbero dovuto dare una mano ai due terzini, che ieri erano Gonzales e Diallo, e nel primo tempo con Belloni, Di Gaudio più o meno l'hanno tenuto, più o meno, nel senso che Belloni sulla corsa con Di Gaudio se la poteva giocare, nel secondo tempo poi è uscito, però anche ieri con la scelta del modulo 4-4-2 i fondamenti del 4-4-2 non si sono visti. No, si sono visti anche perché in realtà in fase di costruzione della squadra, almeno per quello che ha dichiarato l'allenatore all'inizio, per quello che erano le sue intenzioni, non era il 4-4-2 il modulo principale, era un modulo che prevedeva, nelle sue intenzioni iniziali, il 3-4-3 ripiegato sul 3-5-2, e chiaramente non serve essere tecnici di calcio per capire che gli interpreti di questi ruoli hanno delle caratteristiche diverse. Uno su tutti, ne si parlava insomma di questo anche su qualche social, il ruolo del terzino destro. E il ruolo del terzino destro nei moduli con 3 difensori non è previsto, come non è previsto quello del terzino sinistro. Adesso ci troviamo a inventarne 2 su 4 della difesa, insomma. Centrali lì ce li hai, ma i difensori, Gonzalez non è propriamente un terzino destro. Non lo è, ce l'ha confermato qui proprio nei nostri studi. Più avanti naturalmente continueremo a parlare della rosa dell'Avellino. Volevi fare una domanda a Matteo prima di andare a vedere le interviste? Prima di andare ad ascoltare l'intervista, perché poi inizieremo, dobbiamo farlo per forza, un vero e proprio processo, perché anche, come diceva giustamente Massimiliano, anche la gestione del posto gara, l'ho già ribadito la settimana scorsa, va gestita in un determinato modo, e il tecnico biancoverde secondo me inizia
già infastidito e indispettito la maggior parte dei tifosi proprio con alcune dichiarazioni. Io però prima volevo soffermarmi un attimo con Matteo su un particolare. Abbiamo rivisto durante la scheda quelle immagini all'arrivo tuo qui in Irpinia, sei stato accolto in pompa magna. Io ricordo ancora il grande entusiasmo che si respirava in tribuna Montevergine il giorno della tua presentazione qui ad Avellino. Ritrovarti dopo, sono passati circa due mesi e mezzo, a vivere invece queste sensazioni completamente opposte. Come le stai vivendo tu da un punto di vista personale, e ti aspettavi di vedere l'Avellino in questi bassi fondi della graduatoria? Sinceramente no. No, però ho esperienza da questa parte, nel senso che ormai è tanti anni che faccio la Serie B e so che è un campionato a parte, nel senso che ho visto squadre partire di botto a randata e retrocedere in girone di ritorno, quindi bravissimo. Quindi da una parte avevo già messo in presupposto che poteva anche succedere, perché no? Perché come vedi anche la classifica, ho visto il Cittadella secondo, ma non credo che il Cittadella abbiamo mai pensato di arrivare tra le prime, eppure adesso si ritrova là, quindi è un campionato a parte. Sicuramente non la vivo bene, nel senso, come ogni calciatore, insomma, questo è il mio lavoro. Quando va male io non sto bene. L'unico metodo per farlo andare meglio, insomma, è il lavoro e allenarsi in maniera positiva, perché la negatività non ti porta da nessuna parte. Quindi credo che bisogna continuare a lavorare e tapparsi le orecchie, perché ho notato che qua anche ad Avellino non c'è un equilibrio, nel senso o bene bene o male male. A volte invece secondo me un equilibrio bisognerebbe anche trovarlo, però vabbè, ogni piazza hanno insomma l'equilibrio lo trovi anche se fai delle domande e ottieni delle risposte. L'equilibrio lo trovi, Matteo, se vedi un allenatore che è completamente in bambola e lo cambi perché è la legge del calcio. No, lo so che tu voi lo difenderete fino alla morte, però se oggi Domenica e Leonardo questa sera lanciano un sondaggio sulla conferma di Toscano, il 150% delle persone in un minuto ti risponde che va mandato via. Lo sa anche mio figlio di 4 anni, che si addormenta a vedere l'Avellino, si addormenta completamente a vedere una squadra che non fa uno, che si ha uno tiro in porta in 14 partite. Io proverei un certo imbarazzo. Non stiamo assolutamente mettendo in discussione l'allenatore, qui si sta mettendo in discussione l'operato della società. Toscano è l'allenatore dell'Avellino? Bene, ce lo dicano. Toscano rimane il progetto triennale anche se retrocediamo. Siamo contenti. Però bisogna dirlo. Non si possono continuare ad incontrare allenatori e sistematicamente il giorno dopo confermare Toscano. Ci torniamo tra poco, Max, sui possibili, su quello che poteva essere e non è stato. Le tante voci che si sono rincorse questa settimana, che sono rincorse anche ieri. Però a proposito di domande e risposte, andiamo ad ascoltare quelle che ha fornito il tecnico toscano subito dopo il match con le interviste. Una partita contratta da parte di tutte e due le squadre, ha creato poco il Carpi, che è una squadra importante per questa categoria, per gli uomini che c'ha in squadra. Noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Quello che volevo vedere era il carattere, lo spirito, la voglia di portare a casa un risultato anche importante, perché secondo me se avessimo tenuto botta questi 7 minuti dopo il gol, la partita la portavamo a casa interamente. È importante che abbiamo cambiato un pochettino l'andamento fuori casa attraverso la prestazione gagliarda che hanno fatto i ragazzi. Non abbiamo fatto bene in fase offensiva, dove i nostri esterni potevano determinare in più, ma la cosa che mi premeva di più è la crescita degli attaccanti, cosa che sto dicendo da diverso tempo. Questa squadra non può prescindere dalla condizione ottimale degli attaccanti che c'hai oggi. Mogulu e Ardemagni hanno dimostrato che stanno crescendo. Il cambio di Ardemagni con l'ASIC, come mai?
Perché aveva accusato un fastidio, lo vedevo in sofferenza, aveva dato tanto, ho cercato di dare più densità in mezzo al campo, cercando di allargare un pochettino più gli esterni per dare più ampiezza e soprattutto dei raddoppi in fascia dove Di Gaudio e Pasciuti potevano dare fastidio, solo per quello. Come si pensa di poter vincere una partita se non si tira mai nello specchio della porta? Ma grossi pericoli neanche il Carpi li ha creati, tranne questi 7 minuti che noi... Mister, pensiamo a noi, non pensiamo agli avversari. Non possiamo pensare sempre agli avversari, pensiamo a noi che non tiriamo nello specchio. La cosa, che mi fa piacere è lo spirito che ha messo oggi la squadra. Dovevamo invertire quel trend negativo che ci accompagnava da diverse partite. L'abbiamo fatto con lo spirito giusto. Avessimo tenuto botta questi 7 minuti, probabilmente portavamo a casa l'intera posta. Non sei preoccupato per la classifica? Una classifica che inizia davvero a farsi molto, ma molto pericolosa. È così corta la classifica che basta una vittoria per poter scalare diverse posizioni. Questo di oggi è un punto da dove dobbiamo partire. Continuano ad arrivarci sollecitazioni da parte dei tifosi di un tuo esonero. Ma guarda, io oggi la gente la devo ringraziare che ci ha sostenuto dal primo al 95esimo, come è stato sempre in casa, come è stato molte volte fuori casa. Io lavoro, io mi nutro solo di quello, di lavoro. Si meritava la vittoria, non è venuta, un po' perché la deve andare un già sorriso, non è andata dentro il secondo pallone che dopo tante opportunità, e poi perché non c'è stato negato un rigore clamoroso a mio avviso, per il quale mastichiamo amaro, e quindi siamo arrabbiati e perlomeno ecco, dispiaciuti per quello che è stato un po' l'epilogo del risultato di questa prestazione, di la partita in funzione della prestazione. Più avanti andremo a rivedere il rigore non rigore richiesto da Castori, però rimaniamo Delfino sulle dichiarazioni di Toscano e soprattutto sulla sostituzione tra Matteo Ardemagni e Lasic. Ti chiedo che tipo di sostituzione è? Secondo te è una sostituzione per mantenersi il punticino rispetto poi a quello che ha detto che si voleva vincere la partita? Beh, rispetto al volerla vincere, sì, indubbiamente, perché la sostituzione di una punta con un centrocampista, tra l'altro con propensione difensiva più che offensiva. Quindi indubbiamente sì. Dico anche che probabilmente ci sta pure, vista la situazione. Nel momento probabilmente Toscano ha pensato a portare ci sta, a casa. Però poi non mi puoi venire a dire dopo che... Sì, ha pensato a portare a casa un risultato positivo, ha pensato a portare a casa il punto e non i 3 punti. E diciamo che però non è l'atteggiamento giusto di chi vuole investire la lotta, questo sicuramente. Se è stato per quello, se è stato per ragioni fisiche, lo sanno solo i diretti interessati. Naturalmente potrà anche essere stato un problema fisico, però tu in panchina comunque attaccanti ne avevi, quindi... Sì. Avevi Verde, Castaldo, se volevi comunque mantenere. È una questione, come abbiamo detto anche all'inizio, una questione di fiducia. Probabilmente è la cosa che manca di più. È la cosa che manca di più. Probabilmente Toscano, sto dicendo sì. Di tutto. Probabilmente Toscano ha visto che è proprio il settore nevralgico che andava a rotoli. Ma il problema è che se ti giri sulla panchina il meglio che puoi tirare fuori è il Lasic di adesso, di questo momento, c'è un problema un po' più grosso. Ma perfino io ti sono estremamente sincero, perché ho ascoltato con molta attenzione la tua analisi. Io sono in parte d'accordo con te, perché c'è un problema a centrocampo, un problema dettato soprattutto, è inutile che ce ne nascondiamo, da quell'infortunio maledetto di Gavazzi. Doveva essere l'uomo in più di questo Avellino, doveva esserlo quest'anno, doveva esserlo anche l'anno scorso, l'ha fatto in parte nella passata stagione, è comunque stato un giocatore ed è un giocatore di indiscutibili qualità.
però effettivamente quindi manca il Gavazzi della situazione, ma allo stesso tempo io penso che se tu hai un atteggiamento tattico completamente diverso rispetto a quello che finora hai avuto in queste 14esime giornate, anche determinati limiti non si evidenziano. Tu devi, un allenatore è chiamato a non far evidenziare i limiti che potresti eventualmente avere. Se tu continui imperterrito per 14 giornate di campionato, cambi moduli, ma l'atteggiamento è sempre lo stesso, ovvero quello di non prenderle, perché io ho la sensazione, quando scendiamo in campo, soprattutto in trasferta, è che si pensa solo ed esclusivamente a non prendere gol, e poi puntualmente lo prendi. Questa volta è accaduto il contrario, sei andato in vantaggio, però hai avuto quella fragilità mentale che ti ha portato poi a subire il gol dopo appena un minuto di gioco, e addirittura stavi rischiando di perderla. È l'atteggiamento tattico che è sbagliato, abbassi completamente il baricentro. Ieri c'erano Meongà e Paghera, erano completamente schiacciati sulla linea 4 difensiva. Con questo atteggiamento, secondo me, non vai da nessuna parte. E questa è la cosa che mi preoccupa. Sono d'accordo anche con Massioniano quando dice la cosa che preoccupa non è tanto il presente, è il futuro. Perché a detta di Toscano, che lui vede una crescita, io vedo un'involuzione. Per assurdo, io vedo un'involuzione, vedo peggioramenti rispetto anche alle prime partite di campionato dove non avevi fatto chissà che cosa, ma adesso stai finendo di peggiorare. E poi ti ripeto, la cosa che dà fastidio, indispettisce, io ho sempre difeso Toscano, non rinnego, anche in estate credevo molto nelle potenzialità, nelle qualità di questo allenatore, ma soprattutto nell'uomo. Mi avevano parlato, lo conoscevo in parte calcisticamente, come un allenatore in grado di dare davvero una scossa emotiva anche alla squadra. Non è riuscito a dare neppure questo. Non è riuscito a dare questo, e soprattutto quando ti presenti davanti ai microfoni, allora due sono le cose, perché le dichiarazioni le abbiamo ascoltate ieri. In primis mi viene da pensare che tu stai offendendo l'intelligenza di chi ti ascolta, non nostra, ma quella dei tifosi. La nostra ormai io ci ho fatto il callo, ma stai offendendo l'intelligenza dei tifosi che ti ascoltano in quel momento. Non puoi, oppure stai completamente in confusione, sei completamente in confusione anche quando gestisci il dopo gara con queste interviste, perché durante le conferenze stampa del pre-gara qualche analisi, qualche dettaglio al freddo più riesce a darlo, come ha cercato di difendersi la settimana scorsa, parliamo della conferenza stampa di venerdì, dove ha fatto una sua analisi, è personale, io non la condivido, però è una sua analisi di difesa, ma come gestisce il posto gara, te ne esci con queste dichiarazioni, danno fastidio, indispettiscono i tifosi. Io do una chiave di lettura diversa, io penso che lui sia completamente convinto di essere blindato fortemente dalla società, e quindi è una sorta di sfida anche nei confronti della piazza che lo vuole esonerato. Quindi io direi a questo punto di rassegnarci, perché se non è stato mandato via in questo tempo sarebbe assolutamente un paradosso poi mandarlo via nelle settimane successive, perché se una società con una squadra in grave difficoltà, non di punti, di gioco, dopo Verona e Frosinone, io considero l'Avellino la squadra che ha il terzo migliore attacco della Serie B, come uomini. Noi non giochiamo per gli attaccanti, e lui ti dice che vedi gli attaccanti in crescita, gli attaccanti non tirano in porta e lui li vede in crescita, non gli arrivano palloni e lui li vede in crescita, giochi col 4-4-2, non fai uno, che dico un cross al centro dell'area per gli attaccanti che sono 1,90 m tutti e due. E lui li vede in crescita. Questo è pericoloso. È pericoloso per la squadra, è pericoloso per la psicologia dei calciatori. Se un Matteo Ardemagni arriva ad Avellino e in 13 partite ti fa 3 tiri in porta, o è diventato scarso tutto in un batter baleno. Matteo, sei diventato scarso, mi dispiace. Mokulu, sei scarso. Castanto, sei scarso. Verde, sei scarso. Non sei buono, ma sei in crescita. Ti vedo in crescita. È andato via un terzo di campionato. Noi stiamo parlando ancora di crescita. Con un dicembre di fuoco, noi stiamo parlando di crescita. Allora, rassegniamoci. Toscano è e resterà l'allenatore dell'Avellino per i prossimi 2 anni e mezzo,
perché se non lo mandi via adesso te lo devi tenere per altri 2 anni, non ha senso mandarlo via a fine stagione, perché tanto non ti rescinde. Quindi rassegniamoci, cerchiamo di stare calmi, tranquilli e speriamo che la Madonna ci faccia la grazia, aiuti Ardemagni a crescere ancora di più. Ogni tanto se ti arriva un pallone cerca di tirarlo in porta, così aumentiamo le statistiche. Purtroppo ci dispiace ovviamente, Matteo, sei capitato... Sei capitato male, sei mi dispiace. Sei capitato nella serata... passato questi momenti. Ovviamente non ti facciamo commentare da un punto di vista strettamente tecnico, anche perché dalle tue parole, soprattutto le prime iniziali, è emersa questa difficoltà che voi avete, ma davvero è sotto gli occhi di tutti, cioè sotto gli occhi di tutti tranne da parte del mister. Ardemagni forse secondo me, io per come la vedo io, magari lui intendeva in crescita nella forma fisica. Poi lasciamo poi veniamo anche tutti e due da 2 infortuni, eravamo fermi da tanto, era la prima partita da titolare che facevo dopo un mese. Forse intendeva quello, non sotto il punto di vista degli episodi magari. Io voglio dire una cosa. Ardemagni è stato accolto, come dici tu, in pompa magna, però Ardemagni ha determinate caratteristiche. Io non sono un attaccante alla Di Gaudio, nel senso prende palla, scarta 2 avversari, certo, e fa gol all'incrocio. Ardemagni si è messo nelle condizioni dai compagni, dagli esterni, da un trequartista che sia, di avere delle occasioni. Ardemagni è un giocatore importante. Io ho fatto 80 gol in Serie B quasi, e 75 ne ho fatti in area di rigore. Io sono uno d'area di rigore. Poi lavoro per la squadra, faccio salire la squadra, procuro falle o faccio sponde, quello mi viene. Però se tu mi devi dire la caratteristica di Ardemagni, uomo d'area di rigore. Assolutamente, quindi, questo lo sappiamo. Indirettamente quindi stai dicendo, parlato di trequartista, quindi vai a nozze, lo abbiamo visto in parte, con Daniele Verde e anche con Gigi Castaldo. Ti dico, in tante squadre che ho girato, io i moduli ormai li ho girati tutti quanti. Con una punta di fianco mi sono sempre trovato meglio che magari giocare come giocava Gigi là davanti, col 4-3-3 là davanti, come punta centrale in mezzo a due difensori, che è difficile, perché poi se hai i due esterni che stanno tanto larghi, bravo, e quindi Gigi anche le volte era sempre solo nelle ultime partite, faceva la guerra tra i due difensori centrali. Quindi il mio modulo ideale è avere una punta di fianco, però io rispondo nel senso, se vi aspettavate forse un Ardemagni che veniva qua, scartava tutti, segnava, sì, ecco, non sono quello. Io sono un Ardemagni che diventa importante quando viene agevolato dal gioco della squadra e ha occasioni. La rosa attuale può giocare una difesa a 4? Con la rosa attuale? La rosa attuale può giocare una difesa a 4? Dal mio punto di vista no. Però ora sei costretto a dover giocare una difesa a 4, sì, perché la difesa a 3 è disastrosa. Perché pur non avendo gli uomini come ruoli, nel senso che soprattutto ti mancano i due esterni alla difesa a 4, esatto, come ruoli, hai dimostrato che con la difesa a 4 hai preso 3 gol in 6 partite, quando i 3 gol li prendevi a partita con la difesa a 3. Ritorna alla difesa... Però perdonami, ti devo fare una domanda. Vai. L'Avellino è partito con quale modulo contro Scarpa? 3-4. Mi devi far finire, poi mi taccio. Scarpa è andato in confusione dopo passato. Ok. Dopo passato è andato in confusione. No, per me è andato in confusione dopo la partita con la Casertana, sturno, con l'amichevole. L'unica partita che abbiamo vinto, sì, molto prima. Allora, siamo partiti col 3-4-3. Bene. Quante partite poi abbiamo fatto col 3-4-3? Nessuna, credo. L'hai fatta solo a Bassano. E di che stiamo parlando? E perciò ti sto dicendo. Cioè, voglio dire, io presumo che un allenatore, almeno Ardemagni ce lo può insegnare, si siede con la società dopo un bel triennale, dice, trovate i miei polli, si organizza con la società, chiama Enzo De Vito, chiama Massimiliano Taccone, dice, il mio modulo è 3-4-3, costruitemi la squadra per il 3-4-3.
Ed è stato io fatto. Sono ignorante. È stato fatto? Ed è stato fatto inizialmente. Sì. E allora perché non giochi col 3-4-3 e insisti per 14 partite col 3-4-3? 3-4-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3-1-2. Il nostro collega nell'ultima conferenza stampa è quello che stiamo dicendo da settimane. Rimproverato anche il fatto che Toscano avesse costretto la società a fare due mercati sul 3-4-3 prima e poi successivamente sul 3-5-2, la risposta la sapete, Toscano ha detto assolutamente no, fortunatamente abbiamo le registrazioni, fortunatamente mandiamo tutte le interviste integrali in diretta, la nostra ennesima esclusiva di quest'anno. Io però volevo solo fare, siccome sennò poi mettiamo un attimo da parte Ardemani, e io soprattutto non vorrei, prendo te ad esempio Matteo, perché non vorrei che tutti questi discorsi legati soprattutto all'allenatore possano in un certo senso influenzare anche le vostre prestazioni in negativo e non in positivo e fungere da alibi per determinate prestazioni come sono state soprattutto le ultime. Ci sono delle responsabilità dell'allenatore, però secondo me ci sono delle responsabilità anche da parte vostra come squadra con un atteggiamento maggiormente cattivo in campo, è quello che davvero manca a questo Avellino. Assolutamente, io non sono, ma anche i miei compagni non, siamo i maggiori artefici, credo. Poi ognuno ha le sue colpe, il mister anche, però in campo ci andiamo noi. E quindi oltre ai moduli che io credo che in Serie B faccia una differenza in parte, nel senso in Serie B bisogna chi ha cazzim, come si dice qua, cazzim. Perfetto, hai imparato subito. Questa squadra purtroppo in tante partite non l'ha messa. Manchiamo in questo e credo che sia una cosa importante. Credo anche abbiamo molti giovani in rosa e sono anche le prime esperienze. Magari le prime esperienze non l'hanno ancora acquisita, magari come uno di 30 anni, come io. Su questo sono d'accordo, Matteo, però in parte, perché noi, te lo dicevo un po', microfoni spenti, noi abbiamo avuto, soprattutto negli anni precedenti, le fortune dell'Avellino sono state costituite proprio dai giovani, dalla cosiddetta linea verde. Nel primo anno avevamo 9, 10 undicesimi erano tutti esordienti in Serie B, la maggior parte erano giovani, è stato anche successivamente, del resto la maggior parte poi di questi erano giovani diversi, però. Si sono ritrovati esperienze in Lega Pro, sì, però la maggior parte si sono ritrovati poi adesso a vestire addirittura la maglia della nazionale. Quando sono arrivati qui, io mi ricordo, erano gli stessi discorsi che facevamo anche 4-3 anni fa, e Zappacosta non è buono, e Izzo non è buono, e Bittante non è buono, sì, non Bulu non è certo, buono, non... cioè qualsiasi calciatore che è arrivato non è buono. Ma io credo che ogni giovane ha il suo percorso di crescita. Io dopo la primavera del Milan non sono andato in Serie B, io sono andato in Serie C 3 anni a farmi le ossa e non giocavo. Quindi magari un primavera, dalla primavera alla Serie C, ma la Serie C quella una volta, se andiamo ad analizzare, lì erano bastonate. Però se andiamo ad analizzare la rosa, abbiamo, se non vado errato, 3 calciatori che provengono dalle primavere. Parlo di Diallo, parlo di Omenga e Asman. No, appunto, nel senso, io ho un Diallo, un Asman, me la posso prendere relativamente, nel senso, questo è uscito da primavera. Primavera è un campionato a parte, professionismo è un altro. Quindi Diallo posso insegnargli, farlo crescere, però i maggiori responsabili non sono loro. Siamo magari noi, più vecchietti, che se abbiamo sbagliato dobbiamo ancora insegnargli o trasmettergli qualcosa in più per farli crescere più rapidamente. Come ho detto prima, io a 18-19 anni non ero ancora pronto, ma non giocavo in Serie C. Ho avuto appunto il mio percorso, che ho dovuto fare 2-3 anni in C, poi in B ho avuto l'esplosione a Cittadella. Quindi ognuno credo che ha un suo percorso. Quello che diciamo, differenti giovani. Differenti, bravo. Stesso, poi lo stesso Zappacosta, quando ha giocato in Serie B con noi, aveva già fatto 2 campionati di
Lega Pro ad Avellino e poi è diventato Davide Zappacosta. Nel senso, questi giovani non gli diamo la croce addosso, perché sicuramente la colpa non è solo loro, perché puntare subito e dare delle responsabilità importanti ad un giovane che viene dalla primavera e aspettarsi che possa diventare subito Davide Zappacosta, possa diventare subito Izzo, anche lo stesso Izzo in Serie B veniva da campionati di Lega Pro, e quindi arriviamo... Infatti, questo è l'errore, perché io posso avere anche le aspettative, ma se poi ho la necessità che questo diventi forte subito, perché io dietro di lui non ho, cioè non gli posso opporre nessuno, è quello stato probabilmente il vero, perché come diceva Matteo, la cazzimma non sempre, ma molto spesso è figlia della carta d'identità. Ci sono ragazzi che hanno questa caratteristica da quando sono in fasce, e ci sono calciatori che hanno bisogno di 25 anni per raggiungere un livello di massimo. Ma ce l'ha detto anche lo stesso Diallo, seduto lì dove Sardemagna, quando ha giocato con Babacar, hanno praticamente pochi anni di differenza, lui diceva Babacar aveva una mentalità, una cazzimma diversa rispetto a me. Babacar è un giocatore già pronto. Sai qual è la differenza? Che se tu prendi un calciatore della primavera e già sai che lo devi far giocare titolare, perché ci devi fare la plusvalenza immediata, poi il discorso viene meno, poi quindi la responsabilità non è più la loro, non è la loro, non è dei calciatori la responsabilità, e questo non deve essere un alibi per i calciatori, ma deve essere una responsabilità da parte della società. Se tu mi prendi Radunovic e deve giocare, perché Radunovic, ed è un signor portiere Radunovic, ma Frattali, che poi venerdì, sabato mattina stava benissimo, non me lo convochi perché non lo vuoi rischiare, perché magari hai richiamato dalla nazionale Radunovic, non è corretto anche nei confronti dei calciatori, perdi di credibilità nei confronti dei calciatori, perché Frattali stava bene, vi metto la firma, Frattali stava bene, era pronto per giocare, non è stato convocato il sabato mattina dopo la rifinitura, non è giusto. Sarà inciampato forse dopo la rifinitura, avrà avuto un risentimento. Ma questo aumenta i dubbi e la confusione. Alla società noi chiediamo di essere tranquilli per prima, devono essere tranquilli loro. Se sono tranquilli loro, è tranquillo il tecnico, sono tranquilli i calciatori. Perché il discorso plusvalenze può anche esistere, per l'amor di Dio, perché purtroppo viviamo in un calcio nel quale soprattutto Avellino non ha la Fiat alle spalle, non ha un potere forte alle spalle, ha una società che nel bene o nel male, con di riffo o di raffa, sono 7 anni che porta avanti questa squadra. Il problema è appunto aver, come dici tu, dare tranquillità, dare chiarezza all'ambiente, senza nessuno scandalo. Ci sono due realtà su tutte che fanno questo tutti gli anni, si chiamano Empoli e Udinese, vedete dove stanno. Sì, ma ragazzi, però noi non possiamo... Loro puntano su un fattore, uno ad Avellino non esiste questo fattore che sto per dire, che si chiama la tranquillità della tifoseria, certo. Cioè ad Udine, se tu fai il quarto posto un anno e fai il 16° per gli altri 5, nessuno dice niente. Quest'anno ad Udine c'è stato un po' di mare. C'è stato un po' di mare. E può darsi, perché siamo all'anno numero 30 della gestione Pozzo, quindi può darsi che fare una cosa del genere. Questa davvero non esiste mai, perché purtroppo nel DNA del tifoso avellinese c'è risultato massimo che l'anno prossimo diventa risultato minimo. Cioè non si parla di stagione al di sopra delle possibilità. No, si parla che poi è a buon, stiamo terzo anno in Serie B. Quattro. Già so 3 anni, già so 4 anni, già so 5 anni in Serie B. Come già? Già che vuol dire? Io questi discorsi li ho sentiti, sì, ma la memoria è molto 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 corta. La memoria va sempre a 30 anni fa e non a 5 anni fa, non a 6 anni fa, non a un signore che di cognome faceva come un abitante della regione che ha capoluogo Bari, perché non riesco manco a dire, che ci ha ridotti in quelle condizioni. Noi andiamo a 30 anni fa. Detto questo, Udinese ed Empoli sono un esempio, perché producono e vendono. Skorupski dell'Empoli gioca perché è bravo soltanto? O perché la Roma, prima o poi,
lo metterà nella sua di porta, certo. E quindi all'Empoli sta corrispondendo qualcosa? Io mi tolgo il cappello davanti a questa troppo tua, tecnico, non, ci, non analisi, riesco a starci dietro. Io però vorrei fare una precisazione, perché ovviamente Massimiliano, quella è stata una tua supposizione che hai fatto su Frattali. Io ti sono estremamente sincero, non sono in sintonia con te su questo aspetto, anche rischiare, non l'hanno voluto rischiare. Mi rimetto soprattutto a quello che abbiamo visto in questa settimana, perché sennò poi generiamo anche noi confusione, organi di informazione, spesso certo. Poi veniamo additati anche noi. Io mi rimetto a quello che è stato il comunicato stampa, il notiziario stampa ufficiale da parte della società. Frattali fino a venerdì aveva recuperato dalla distorsione alla caviglia, ha subito questa no, ma io sto dicendo ricaduta, che non l'hanno voluto questa rischiare ricaduta, questa ricaduta sabato, e poi sono stati fatti salti mortali con Radunovic, anche perché Radunovic è ripartito immediatamente, certo. Radunovic in questo momento però, è impegnato nuovamente con la nazionale. Tu non chiami la Serbia il sabato mattina e dici mi serve Radunovic, è urgente, cioè ci vogliono dei giorni per fare questi tipi di operazioni, anche perché l'aereo non lo trovi subito. Ma infatti Radunovic è arrivato domenica mattina, me lo confermi Matteo? Cioè, Radunovic è arrivato domenica mattina a Carpi direttamente non è passato proprio per Avellino. Poi, che io sappia, anche oggi Frattali non ha effettuato l'allenamento, vedremo anche domani, visto che gli allenamenti domani sono a porte aperte, saranno a porte aperte anche mercoledì. Non possiamo fare queste supposizioni, no, se non no, abbiamo forse, dei dati, non l'hanno voluto, a quello che hai detto ti dico forse, perché dipende da quello che succede dei domani, dati. Perché la scorsa settimana è successo lo stesso, allenamento a porte aperte, contestazione, poi porte chiuse, quindi non c'è le contestazione. Le porte sono... Perché non c'è contestazione, quello c'è porte aperte. Le porte sono aperte domani allenamento alle 15, poi ci sarà la conferenza stampa anche di Moculo, aperta e chiusa parentesi, abbiamo già fatto in precedenza, poi ci torneremo anche sugli episodi accaduti a Benjamin Moculo. Noi però dobbiamo fare ancora un passo indietro ed ascoltare la nostra voce dei tifosi, delle telefonate di ieri, il tono già l'abbiamo detto, sapete tutti appunto che sono rivolte soprattutto nei confronti del tecnico biancoverde toscano. Ascoltiamo. La società quest'anno ha fatto delle scelte azzardate, è una società che non è esperta. La cosa più che mi dispiace è la curva che li chiama e li applaude. Qua non c'è niente da applaudire. Questa squadra non ha gioco, come lo fanno a vedere questa squadra? Oggi la partita mi faceva schifo. Speriamo che si combina così, come sempre la mia opinione, che la squadra deve andare lì, perché non è allenatore da bene. Ma questo allenatore che là vicino, che non gli suggerisce niente, non dice niente, pensa solamente sta a guardare là vicino. Una rondine non fa primavera, se rimane questo allenatore è una retrocessione sicura. Con questo pareggio oggi non si è concluso niente, è l'ennesima volta che ci sta la mano dell'allenatore. È chiaro che la squadra è mediocre, molto molto mediocre, come mediocre l'allenatore, ma questo passa il convento, ci dobbiamo arrangiare e dobbiamo rifare Avellino. L'importante stasera era prendere un risultato positivo, e il campo ha detto che abbiamo pareggiato. Io faccio un appello a tutti i tifosi, bisogna dare fiducia a questi ragazzi, perché se no, se mettiamo tensione, sbaglieranno il minimo passaggio, anche quello più finito. Il toscano oggi ha messo proprio la ciliegina sulla torta, perché oltre a capire che è un incompetente, ha iniziato ad essere anche superbo, presuntuoso delle proprie scelte. Io da tifoso sono deluso, però non vorrei gettare acqua sul fuoco. Prendiamo una soluzione, cioè vediamo cosa fare, stiamo uniti, però qualche soluzione ci vuole. Non so se è il caso di continuare con questo allenatore, visto che secondo me non è adatto alla nostra squadra, non è adatto. Questo allenatore io continuo a dire che non mi piace e va esonerato, perché sono 14 partite che l'Avellino non ha gioco e non gioca a pallone. Questa è la voce dei tifosi raccolta ieri durante diretta Stadio e Studio. Ora dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, poi ancora spazio come sempre ai tifosi, spazio soprattutto a Matteo Ardemani. Speriamo di fargli ritrovare il sorriso come ad inizio trasmissione.
party call the old school party don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Get down. Rieccoci in studio con Contatto Sport. Prima di chiudere definitivamente la parentesi Carpi, andiamo a leggere ancora qualche messaggio dei tifosi. Maurizio Villaricca ci scrive: se la nostra squadra sta crescendo, significa che anche le altre squadre stanno crescendo, o no? E quindi torniamo al discorso della crescita. Alfredo Luciano: stiamo facendo ridere tutta l'Italia. Prima contattano Decanio e non ha accettato le offerte della società, sempre se si può chiamare società. Poi contattato Novellino e nemmeno si è fatto nulla. Secondo me la proprietà vuole retrocedere, non si spiega altrimenti. Marco Evangelista: salve e buonasera a tutti voi. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Matteo Erdemagni, che secondo me con i suoi gol possiamo salvarci tranquillamente. Spero al più presto che questo allenatore pazzo se ne ritorni nella sua Calabria. Ma la cosa più assurda che si è vista ieri è quando viene tolto il nostro bomber Matteo, sostituzione che non ho condiviso. Siamo in piena confusione. Mi auguro con tutto il cuore che il nostro zio Paperone, Walter Taccone, mandi via questo allenatore che sta umiliando una città intera. Sabato allo stadio solo per la maglia. Poi tanti messaggi sotto qui. Il nostro Tony Raffaele: il nostro caro presidente ce la sta mettendo proprio tutta per distruggere quel poco di buono fatto negli anni addietro e la passione di un'intera provincia verso la maglia biancoverde, che tanto rappresenta e ha rappresentato per una piazza calorosa come la nostra. Non ci sono più aggettivi per definire lo scempio che quest'anno è stato perpetrato. Intestardirsi a confermare un non allenatore che dal ritiro in avanti non è stato capace di dare un minimo di identità a questa squadra. Roberto Festevole: buonasera a tutto lo staff di Contatto Sport, buonasera a Leonardo e a Domenico e buonasera a tutti gli ospiti studio, specialmente al nostro bomber Matteo Erdemagni. Come di consueto aspettiamo le pagelle di Zappella dopo una prestazione come quella di ieri, che ha portato un pari immeritato ai biancoverdi. Noi naturalmente, Domenico, usiamo il messaggio del nostro Roberto Festevole, cogliamo l'assist e andiamo in gol andando a vedere le pagelle. Radunovic 6, nelle uscite vaga a vuoto, complice probabilmente la stanchezza per i viaggi, ma tra i pali è decisivo quando nega il gol a Bifulco. Gonzales 5, non può reggere da solo l'estro e la velocità di un certo Di Gaudio, che nella ripresa fa il bello e cattivo tempo, ma non è colpa sua se gioca sempre lì e se dalla panchina non arrivano indicazioni per i raddoppi. Migliorini 5,5, non si può trascurare il cartellino rosso e soprattutto quell'intervento evitabile, ma nel complesso non dispiace dopo il lungo calvario, la classe c'è tutta. Perrotta 6, tiene a bada come può un attaccante da Serie A quale Lasagna, ci mette il corpo deviando sulla linea la prima conclusione, non può nulla sul secondo tiro che porta al gol. Diallo 5,5, rivede il campo dopo tanta panchina e quella la sua posizione, sufficiente in fase di copertura, mediocre nelle ripartenze, con tanti appoggi sbagliati. Belloni 5,5, sparisce dal campo per l'infortunio dopo 25 minuti, ma in precedenza aveva già avuto difficoltà perché schierarlo a destra gli fa perdere un tempo di gioco.
Omeonga 5, Toscano lo schiaccia davanti alla difesa per garantire copertura, non lo fa e quando si propone sbaglia numerosi passaggi. Paghera 5,5, stesso discorso di Omeonga, ma mezzo voto in più perché in fase di interdizione prova a combinare qualcosa. Asma 5, rifornimenti alle punte nemmeno l'ombra, corre a voto sulla corsia sinistra, non garantendo nemmeno copertura. Mokulu 7, forse iniziamo ad impazzire anche noi, ma Benjamin è senza dubbio il migliore in campo, pur non rendendosi mai pericoloso, è l'unico che fa salire la squadra, per spirito di abnegazione, per voglia, per forza di volontà, per carattere e per pazienza, è il top a Carpi. Ardemanni 6,5. Dopo aver chiesto invano ai compagni qualche pallone giocabile nel primo tempo, nella ripresa intuisce che l'errore di Sabbione nell'aria, si avventa sulla sfera e si procura un rigore che calcia magistralmente. A noi quell'esultanza è piaciuta, dimostra di essere vivo e prova con i muscoli a caricare i compagni. Sumare 5, tutto quello che può sbagliare lo sbaglia, non ne indovina una. Lasic e Doncor, senza voto, non giudicabili. Queste le mie pagelle personali, non... Massimiliano sei dubbioso, non commenti, ok, Delfino neanche lo faccio commentare invece a Matteo Ardemanni, non la sua pagella, però il giudizio, perché io quando ho visto ieri la partita, ero con Manuele Angheloni, ho detto subito questo è il rigore, già prima del fallo, perché avevo visto Sabbione scivolata, l'hai visto anche tu, è così? No, nel senso, appena ho visto la palla, l'intuito volevo calciare subito, ho detto arrivo, calcio di prima col sinistro, invece poi ho visto il difensore che stava arrivando e ho pensato subito, la sposto e mi entra, e così è stato. Questo dimostra che quell'unico pallone giocabile che hai avuto l'ha sfruttato alla perfezione, non tirando nello specchio, però scherziamoci un po' su, dai, sdrammatizziamo un po'. Sì, no, come hai detto te, secondo me dobbiamo migliorare tanto negli ultimi passaggi, perché ho visto anche tante volte quando il Carpi attaccavano in 4-5, nelle ripartenze sbagliavamo passaggi semplici, anche da parte di centrocampisti, e gli esterni, o a volte magari con gli esterni aspettiamo sempre un tempo in più a mettere il cross e noi punte andiamo fuori tempo e andiamo in fuori gioco, quindi dobbiamo migliorare in questo. Ho visto una smorfia sulla pagella di Migliorini, perché è un giocatore che è appena rientrato, anche per me, al di là del voto del 5,5 che è penalizzante perché non dà la sufficienza, però fino al momento dell'espulsione era stato tra i migliori in campo, sì. È stata davvero una bellissima e piacevole sorpresa. Sì, io ti dico, a parte che sono molto amico di Marco, però lo vedo come un giocatore veramente importante, perché oltre al fisico che è dotato di una stazza importante, e già lì parte bene, perché il fisico credo che sia, soprattutto in Serie B, sia importante. E poi è uno che ha cattiveria agonistica, rientra anche da un'operazione o due forse, credo, dallo stesso ginocchio importante, e questo gli va dato atto che non ha mai mollato in questi mesi che è stato fuori. Per me ha delle potenzialità che, se migliorate, ovviamente può anche fare una carriera importante, anche di categoria superiore, perché è anche bravo coi piedi, sa lanciare. Infatti. È normale, è la prima partita, l'ingenuità ce l'hanno tutti, lui e lui in quell'intervento ha sbagliato e l'ha pagata cara. Però è un giocatore, credo, molto importante per noi. Abbiamo parlato di calci di rigore, abbiamo parlato di quello concesso all'Avellino, andiamo a rivedere quello che tanto ha fatto arrabbiare mister Castori, ossia il possibile calcio di rigore per il Carpi. Andiamo a rivedere le immagini, visto che Domenico prima parlava di processo, facciamo quindi la moviola al processo, senza il buon Biscardi. Se riusciamo a vedere la schermo intero forse è meglio, in modo da poter... Ecco qui. Facciamo commentare Delfino, facciamo commentare Max. Dovrebbero, insomma... Il numero 11 chi è? Di Gaudio? Di Gaudio, sì. Dovrebbe mostrare il foro del proiettile che lo ha attraversato, perché è stato proprio
è stato abbattuto con un pallettone da caccia, tra l'altro. Ma se questo rigore è il mio, quello contro Frosinone, no, anche perché si vede, insomma, che Miglierini prende il pallone, c'è cioè un rimbalzo del pallone, poi dopo che Di Gaudio svenga in area, un altro discorso, probabilmente iperglicemico in quel momento, ma non nient'altro, almeno credo. Max, No, non è rigore. Assolutamente. Perfetto, detto questo, nemmeno quello su Ardemagni contro il Frosinone, però sì, è lo stesso metro di no, ma là infatti quello solo l'arbitro non l'ho visto. No, guarda, infatti prima ti riferivi alla gara col Frosinone. La gara col Frosinone non rientra nelle diciamo, in particolare nelle deficienze di Toscano, ma è una questione di idiotrie dell'arbitro senza alcun problema. Lui si è guadagnato la fama di cascatore, quindi ecco perché io vorrei capire proprio in quell'attimo dicono con gli arbitri No, ma in quell'attimo sì, è vero, quando un arbitro ti inquadra poi è finito. Sì, bravo. Per dire, col Cittadella, nella mia esplosione, ho procurato 8-9 rigori. Anche di esperienza, voglio dire, anche non quelli plateali. Ora che magari ti conoscono, a 100 in po' non ti danno più un rigore. È lo stesso però che è capitato con Castaldo. Bravo, però in quella partita lì col Frosinone proprio non ho accentuato proprio niente, perché io ero appena entrato, volevo far gol anche a tutti i costi. Mi ricordo che nel cross lui mi teneva, ma io non cadevo, no, all'inizio. Però poi non volevo prendere la palla, anche se mi teneva. Eccolo qua. Eccolo invece qua. Poi non sono... L'unico cross preciso, puntuale, perfetto. Però una cosa che noto, Matteo, guarda, protesti solo tu. In altre squadre il gioco qui non sarebbe ripreso. No, cioè, in altri tempi, la partita non si riprendeva fino a quando gli 11 calciatori non lasciavano gli arbitri e ci beccavamo tre. Questa è pressione psicologica. Quando dico che la squadra non c'è con la testa, qui... In una partita così importante, tu il gioco non lo fai riprendere, tutti i calciatori attorno all'arbitro lo condizioni, magari ha sbagliato, non lo ha visto, la prossima occasione l'ho visto. Come ha fatto il Frosinone? Questa è mancanza di esperienza, è mancanza di tranquillità nella mente dei calciatori. Qui il gioco non doveva riprendere, perché lascia stare che il rigore è sacrosanto, va bene, non te l'ha dato, ma tu qui la partita doveva riprendere dopo 3 minuti. E alla prossima azione... Anche se fosse stata una simulazione, quello di rigore te lo doveva dare per forza, perché gli avevi messo pressione. Lo stadio gli aveva messo pressione, i calciatori gli avevano messo pressione. Invece qua non è successo niente. Ardemagni si becca la munizione. Ecco, questo è il rigore appunto. La clamorosa topica. La clamorosa topica. Guardate i calciatori, è vero. Qui nemmeno abbiamo protestato, però, tutto tranquillo. E ti chiedo... No, qui c'è stata la protesta c'è stata, però ecco, ci sono i calciatori del Frosinone che accerchiano completamente il direttore di gara. Ok, però la mia domanda vanno è... dal guardia lì. La mia domanda è, inesperienza o rassegnazione? Rassegnazione. No, guai se fosse rassegnazione. Inesperienza. Mancanza forse di tranquillità. Rassegnazione intesa in un momento che va tutto male. Rassegnazione no. Se rassegnazione è finita. Per me se è rassegnazione, se la interpretiamo come rassegnazione, è già finita. Assodato che guarda, questo è il rigore. Guarda, va solo lui a protestare, si prende, mi pare che sia stato pure ammonito. Sì. Quante sei di ammonizione? Due. Quindi domenica se segni non toglierti la maglia perché sennò... Clamoroso. Cioè, quando una squadra in una partita così importante non va a protestare e a condizionare l'arbitro, c'è qualcosa che non va nella mente dei calciatori. Mi dispiace dirlo, ma c'è qualcosa che non va. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio, avendo chiuso con questo la parentesi dedicata al Carpi, facendo anche un passo indietro alla sconfitta con il Frosinone. Sul nostro numero WhatsApp ci scrivono: buonasera a tutti e soprattutto al caro Matteo e forza Avellino, una richiesta al calciatore, per favore diventa più cattivo, agonisticamente ovvio, credici di più e sono sicuro che ci salveremo, grazie, un abbraccio da Londra, forza Lupi, forza Avellino. Matteo, vogliamo rispondere al nostro tifoso da Londra, ci segue attraverso lo streaming. No, grande, lo saluto innanzitutto e poi ha ragione, nel senso io riesco a riconoscere adesso ormai dei miei difetti e dei miei pregi. Uno di questi è anche a volte che magari in un momento di appannamento
non riesco magari a essere cattivo al 100% come vorrei, quindi devo migliorare in tante cose, e soprattutto in questa, perché non si smette mai di migliorare anche a 29 anni. Poi, buonasera amici di Contatto Sport, sono d'accordo con voi sulla lettura della gara, ma ora dobbiamo fare quadrato intorno alla squadra e pensiamo a battere il Pisa. Sono tifosissimo di Ardemagni, che è stato furbo nell'occasione del rigore, ha allungato il pallone e Sabbione lo ha preso in pieno, un vero lupo. Poi, leggiamo ancora qualche messaggio su WhatsApp. Buonasera, sono Michele di Frigento, mi gioco tutto quello che non ho, che è un allenatore di esperienza. Con questa rosa ci saremmo divertiti. A proposito, perché noi tifosi non possiamo vedere come gioca Tassi e invece prenderci una malattia di fegato con Sumaré? Chiedere per informazioni al Sigaro di Firenze, credo sia toscano naturalmente. Scherzi a parte, se vogliamo salvarci mandatelo via a calci. Io personalmente do un contributo di 10 euro per fargli il biglietto per Cosenza, magari. Poi, ancora, questa specie di allenatore deve essere cacciato, non solo per i risultati, ma per la sua spocchia e per la sua incompetenza. Vi ricordo sempre di firmarvi quando mandate messaggi su WhatsApp, come ha fatto Giovanni Gaeta, che scrive: buonasera a tutti, soprattutto all'amico Massimiliano Santosuosso. Che dire di questo Avellino? Siamo alle solite, una squadra senza un gioco. Questa mattina si pensava in una svolta da parte dei presidenti con l'esonero di Toscano, ma ogni settimana si riconferma un allenatore che non capisce ben nulla. Adesso basta, serve una scossa seria, perché i tifosi biancoverdi non vogliono fare brutte figure nei derby, ma obbligatoriamente salvarci. Poi passiamo su Facebook. Giuseppe Petroziello ci scrive: troppo spesso sento parlare di troppa pressione da parte della tifoseria, in fondo chiediamo solo la salvezza e il regalo di Natale il 24 dicembre, dopotutto Ardemagni si esalta nei derby, no? Eh sì, quindi lo vorrei tanto. Ce n'è un altro prima, però, prima del 24. Vabbè, sì, aspettiamo il regalo di Natale. Siamo anche le altre partite che sono più importanti ancora. Scusate, ora, voi parlate di derby, perché è retrocesso il Napoli? Mi sembra di no. Vabbè. Francesco Rosa, buonasera a tutti, vi rinnovo i complimenti per la trasmissione che seguo sempre con grande piacere. Come sempre date la bellissima possibilità ai tifosi di intervenire e di interagire con i giocatori, e questa sera in studio c'è un ospite molto vicino al mio cuore, Re Matteo Ardemagni. Voglio complimentarmi con lui per la sua splendida carriera e per la buona prestazione di ieri, ma soprattutto fargli il mio più sentito in bocca al lupo. Spero in un suo saluto. Ma a parte tutto questo, volevo esprimere il mio parere sulla partita di ieri. Di Gaudio ha messo in imbarazzo Gonzales in prima battuta e compagni di reparto annessi. Arriviamo direttamente, ha fatto la disamina reparto per reparto. Toscano sembra essere incapace di trasmettere la grinta e la passione giusta. Senza alimentare le numerose polemiche, ritengo che sia arrivato il momento di invertire la rotta, ma per farlo c'è la necessità di un cambio di allenatore, ce n'è una necessità immediata. Saluti ancora e complimenti. Matteo, vogliamo salutare Francesco De Rosa, sei il suo idolo. Lo saluto, viva il lupo, no? Si dice viva il lupo. E no, lo saluto e grazie mille dell'affetto. Poi Flavio Puleo, buonasera a tutti in studio, un saluto a Matteo, in particolare un saluto al dottor Massimiliano Santosuosso. Ormai non so più cosa dire, stiamo dicendo e vedendo di tutto e di più. Di tutto e di più, sia in campo che fuori, si è innescato ormai un sistema virtuoso e pericoloso che mi inizia seriamente a preoccupare, vista l'attuale posizione in classifica. Io devo dire che in verità ero uno di quelli che aveva visto di buon auspicio l'ingaggio di Toscano, con la possibilità di una ventata di frizzante e spettacolare in questo gruppo, ma a malincuore devo prendere atto che tutto ciò ad oggi non si è ancora verificato. Vorrei allora semplicemente che a questo punto, invece di tacere, la società facesse una volta per tutte chiarezza su questa situazione e ci faceste semplicemente capire come si intende andare avanti. Poi, sempre per Matteo, Vincenzo Ferraro: forza Matteo, sei un grande, abbi fiducia, prima o poi Toscano lo mandiamo via, sempre forza lupi. E ha legato qui una foto che hai fatto con lui, non so chi dei due possa essere. Vincenzo Ferraro, lo conosci? Sì, okay. C'è anche nella foto profilo, vedi? Mamma mia che perspicace, nella foto profilo sta con D'Angelo, invece qui è con Matteo. Poi, leggiamo ancora un altro messaggio. Tra l'altro, gli ultimi due messaggi che hai letto, cliccando altro uscì dalla Treccani, sì. Quindi insomma... Vediamo qui cliccando altro che esce. Meno male.
Francesco De Giovannillo, un saluto a voi dello staff. Dice benissimo Santosuosso sul tecnico, inadatto per il calcio. Complimenti a Zappella che ha fatto notare all'abusivo che per segnare bisogna tirare in porta. A lui e lui stava quasi per dire che non è sempre così. Toscano è un'offesa al calcio e Taccone lo difende ancora. Evidentemente ha deciso la nostra retrocessione. Ottimo Santosuosso, ragionamento perfetto. Antonello Tarantino, tutto vero, tutto sacrosanto, ma allo stadio siamo pochi e chi è assente ha sempre torto. Poi, leggiamo ancora qualche altro messaggio qui sotto, nascosto. Adolfo Follo, buonasera, è avvilente leggere certi messaggi, ovviamente hanno proprio poco dell'essere tifoso. Detto questo, mi piacerebbe sapere da Toscano e da voi, Ardemagni in primis, come mai in 14 partite abbiamo messo in condizione i nostri attaccanti di battere a rete non più di 4-5 volte. Inconcepibile che ci vuole... inconcepibile se ci si vuole davvero salvare, ancora più inconcepibile se consideriamo che quest'anno abbiamo attaccanti che hanno sempre visto la porta, soprattutto l'ospite in studio. Poi Antonio Evangelista, perché qualcuno che porta la palla avanti lo teniamo in panchina e poi facciamo sempre giocare su Marè, che potrebbe fare al massimo il raccattapalle, nemmeno la darebbe bene a chi la deve giocare? Come si fa a tenere Toscano quando dice che a Carpi potevamo vincere senza fare un tiro in porta? Pietro Di Santo, buonasera a tutti, un saluto particolare ed un benvenuto nella realtà del lupo, stavolta come protagonista, a Matteo Ardemagni. Auguro a Matteo le migliori sorti e tanti gol. Ahimè, bisogna dire che con Toscano, ho difficoltà qui con... questa è la foto di Matteo, di Pietro Di Santo. Ecco qui, con Toscano si arriva poche, pochissime volte a ridosso della porta avversaria. Io da tifoso mi auguro che con queste ultime 7 partite del girone di andata di chiudere almeno tra i 23 e i 25 punti per poi fare un girone di ritorno da veri lupi. Forza lupi, forza velino, ciao. Alla prossima. Ti faccio prendere... sì, sì, anche perché ce ne sono altri, poi li leggiamo dopo. Prendo l'ultimo fiato, lo spreco per dir così, per ricordarvi i concorsi della nostra trasmissione. Uno è il solito, sia quello di indovina il risultato, in palio 2 biglietti per il settore Sì Energia in tribuna Montevergine allo stadio Partenio Lombardi. Per la gara Carpi e Avellino sono stati in 11 a pronosticare e indovinare il risultato esatto 1-1. A fine trasmissione andremo a fare come sempre il sorteggio. E l'altro sondaggio, no, non è sondaggio, concorso, è quello della maglietta, cioè inviateci la vostra foto che racconti la vostra passione in bianco-verde sul numero WhatsApp 392-2993-263, concorso Sinergia, in palio la maglietta ufficiale dell'US Avellino messa a disposizione dallo store. Vi ricordo che a disposizione c'è la maglietta, poi siete liberi o meno di fare la vostra personalizzazione come meglio credete. Quindi inviateci la vostra foto, noi poi la mettiamo sul gruppo di Contatto Sport, chi prende più like vince la maglietta. Nell'ultimo concorso il vincitore, lo abbiamo già annunciato nelle scorse settimane, Mattia Spadafora, andiamo a vedere la consegna della maglietta al vincitore. I've been watching you, la 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 long, la 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 long, 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 come on, la 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 long, la 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 long. Siamo in compagnia di Mattia Spadafora, secondo vincitore del concorso Sì Energia. Benvenuto nello store ufficiale dei Lupi, Mattia, soprattutto complimenti per la vittoria e la maglietta. Grazie, grazie. La domanda è di rito, come mai hai scelto quella foto con cui poi hai preso ben 1100 like che ti ha permesso poi di vincere la maglietta ufficiale dell'Avellino? Guarda, ho una passione per l'Avellino da un po' di tempo, molto tempo, e anche per le magliette, quindi credevo fosse la foto più giusta per il concorso. Hai raccontato infatti benissimo la tua passione in bianco-verde, come invece è nata la passione per fare la collezione delle magliette a cui aggiungerai questa? Da un po' di tempo colleziono magliette, perché da quando vado a fare raccattapalle con l'Avellino, appunto, è un buon bottino, sì. E per quanto riguarda questa qui, hai pensato già di fare una personalizzazione particolare alla maglietta? Sì, sì, la personalizzo di Gym City, perché è del mio ruolo, anche io gioco e sono difensore, quindi... Il tuo calciatore preferito di quest'anno? Di quest'anno, sì. Perfetto. Grazie, ringraziamo
Mattia Spadafora. Vi ricordo sempre che il concorso Sì Energia continua anche per i prossimi mesi, continuate ad inviarci le vostre foto e se siete fortunati potete anche voi vincere la maglietta ufficiale dell'US Avellino. Questo il vincitore del concorso Sì Energia. Tra l'altro io ne approfitto anche per lanciare ulteriormente un altro appello ai nostri telespettatori. Innanzitutto grazie per la passione con cui ci seguite nel corso di Contatto Sport, di Diretta Stadio e Studio. Vi abbiamo più volte detto, soprattutto a Contatto Sport, vediamo la possibilità di partecipare anche qui in trasmissione insieme a noi. Soprattutto ringraziamo Roberto Festevole, sempre presente qui nei nostri studi. Basta inviarci un semplice messaggio attraverso i nostri gruppi, come il gruppo Contatto Sport. Ricordiamo anche Indovina il risultato: Avellino Pisa in palio, due biglietti come sempre in tribuna Sì Energia per la successiva gara in casa al Partenio Lombardi tra Avellino e D'Ascoli. Tra le tante iniziative del nostro main sponsor ricordiamo anche un'altra iniziativa del gruppo editoriale Gubitosa Editore. È infatti in edicola il nuovo numero del Biancoverde, il settimanale appunto di Gubitosa Editore, che racconta tutte le news sull'Avellino Calcio a 360 gradi. E quindi in edicola, in vendita in tutte le edicole dell'Irpinia il nuovo numero del Biancoverde. Eccolo qui, vediamo appunto la prima pagina. Stiamo uniti, e questo è il messaggio che lancia il Biancoverde, il mensile della Gubitosa Editore, come detto in edicola per questo mese. E noi adesso andiamo in pausa pubblicitaria, ci ritroveremo fra pochissimo, un'intera parte dedicata a Matteo Ardemagni. Eccoci in studio per l'ultima parte di Contatto Sport, dedicata in gran modo al nostro ospite Matteo Ardemagni. Matteo, ogni volta che abbiamo un calciatore in ogni puntata, nell'ultima parte facciamo una sorta di fotostory per ripercorrere un po' la tua carriera e non solo. Cominciamo subito con la prima foto. Un assaggio l'hai avuto già nella scheda di presentazione. Ti ricordi questa squadra? Eh sì. Parlaci un po' di questa. Primavera? Sì. Ormai insomma sono passati parecchi anni. Ricordo dei momenti belli, poi in un vivaio importante come il Milan, dove poi sono stato anche aggregato alla prima squadra e ho vissuto insomma esperienze con loro e indimenticabili per me, che porterò dietro nel mio bagaglio personale tutta la vita. Primavera poi feci anche bene, feci quasi 30 gol da 18enne, 17 forse in quell'anno qua. Poi niente, sono stato aggregato alla prima squadra, ho esordito in Coppa Italia col Brescia San Siro, ai tempi belli, quando c'era il Milan vero, adesso non che non sia vero, però c'era Kakà, Shevchenko,
Gilardino, Bobo Vieri, insomma, Pippo Inzaghi, quindi giocatori importanti. Quindi è un'esperienza veramente che mi porterò sempre dentro, tutta la vita. Io ho letto un po' la tua storia, Matteo. Il primo a credere in te è stato proprio Carlo Ancelotti, che ti ha portato in prima squadra al Milan. È vero questa amicizia anche con Pippo Inzaghi, che ti dava i consigli? Sei tifoso milanista ed è vero che l'Inter ti aveva scartato al provino? Sì, feci un provino prima all'Inter, però mi scartarono, e poi al Milan, e al Milan mi presero. E con Ancelotti e Inzaghi? Con Ancelotti no, io feci il trofeo team, e mi ricordo c'era Inter, Juve e Milan, e quell'anno quel trofeo lì segnai su rigore a Julio Cesar, che andammo ai rigori, no? E segnai, e poi Carlo Ancelotti a fine partita mi disse: Matteo, vuoi venire con noi in America? E gli ho detto: mister, ma ci mancherebbe. E da lì, insomma, sono andato in tournée in America con loro, ho fatto tutta la preparazione. E poi ho rammarico che non sono mai stato utilizzato in campionato, però insomma avevo davanti attaccanti di spessore, quindi mi sono accontentato della Coppa Italia col Brescia a San Siro. E invece con Pippo Inzaghi? Con Pippo Inzaghi era un po' il mio idolo, insomma, i ragazzini, faceva sempre gol, insomma. Insomma. No, per procurarsi rigori soprattutto. Quello sì, bravo, quello sicuramente. No, era uno molto che parlava con i giovani, ci incitava, ci dava consigli su come muoversi in campo, quindi insomma ero contento. Ti dico che in procinto c'era anche Inzaghi, tra i nomi che erano circolati in estate come allenatore. Le piccole occasioni, mi viene in mente Locatelli quest'anno al Milan, l'infortunio di Montolivo, bravo, lui entra, 10 minuti il gol. Anche, bravo, in quelle cose lì, nel senso, io non ho mai avuto un'occasione. Per dire, invece Paloschi è entrato 10 minuti, 10 secondi ha fatto il gol, e secondo me quando fai quel lì, non dico che sei arrivato, però la strada è già spianata. Un gol lì al Milan ti cambia la vita. D'altronde lui aveva in squadra comunque davanti Shevchenko, Kakà, Bobovieri, Locatelli, aveva Montolivo che si è ritirato già un paio di anni fa, non l'ha detto nessuno, quindi insomma è anche una questione di fortuna da questo punto di vista. È fortuna. Ci vuole fortuna. Fortuna. Sì. Mi chiedo se è tifoso del Milan per Ripicca, perché l'Inter No, assolutamente, non ci mancherebbe. E io ti chiedo, come hai fatto a fare il provino con l'Inter? Cioè, se io lo dovessi fare per la Salernitana mi scuoierei, potrei farlo. Ero piccolino, avevo 12 anni, e lì non ci pensi. Andiamo avanti con la prossima foto nel ripercorrere la carriera di Matteo Ardemagni, perché questa è la maglia della prima esperienza in Serie B, di Matteo Ardemagni a Trieste. In Serie B, arrivai alle corti di Rolando Maran, ai tempi mister della Triestina, e prima stagione in Serie B, sicuramente non da protagonista, perché arrivavo dalla Serie C e non avevo neanche fatto bene. Non hai la fortuna di Diallo, diciamo. Sì, dai, erano altri tempi, glielo concedo che erano altri tempi una volta. E a Trieste, anche io però, tipo, arrivai in Serie B, non so come, nel senso, magari anche per procuratore, bravura, perché non meritavo assolutamente, perché non avevo fatto niente l'anno prima, ho fatto due gol, mi sembra, in Serie C. Però mi è servito tanto, perché non lo feci da protagonista, perché se uno va a vedere le presenze, sono 25 presenze, ma se uno va a vedere i minuti, ne giocate 3 da titolare e le altre sono sempre subentrato. È stata più una crescita personale. E mi ricordo quell'anno che tante volte andavo in nazionale nella rappresentativa di Serie B, che c'è tuttora, e da lì venne il direttore Marchetti del Cittadella. Infatti l'anno dopo lui mi portò a Cittadella, dove ci fu l'esplosione mia, e da lì, insomma, da quella nazionale lì, insomma, servì anche, ecco, per farmi vedere. Noto che già da giovane avevi questa passione per i numeri di maglia un po'. No, 63, io ho un legame con la famiglia, per me lavoro e famiglia, sono questi due miei
E il 63 era l'anno di mio padre, quindi era dedicato lui, io col papà ho un rapporto particolare, quindi era il suo anno di nascita. Abbiamo scoperto anche questo. Andiamo avanti con la prossima foto, che racconta sempre la carriera di Matteo Ardemagni. Io non ti chiedo, perché no, già so. Allora, qui Atalanta, io arrivo da Cittadella dopo 22 gol, ancora da svezzare, nel senso sono esploso, arrivo in un campionato di Serie B dove l'Atalanta retrocede e c'è il presidente Percassi appena in carica che ti vuole a tutti i costi. Mi vuole a tutti i costi, a me è un altro Pettinari, che sì, non so, l'esterno, un esterno e me, e ci compra tutti e due e niente, arrivai là in pompa magna come qua e... Una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Sì, ti dico un po' meno, nel senso che erano 3,5 più altri due giocatori, insomma, con uno scambio. E, mesi difficili, nel senso che io sono andato in un ambiente tutt'altro che Cittadella o Trieste. Lì è l'Atalanta, insomma, sappiamo tutti che storia ha, è una piazza importante dove ci sono pressioni importanti, tifosi esigenti, e, insomma, non è andata bene in zona realizzativa e comunque, insomma, anche lì sono cresciuto, perché di solito si cresce nei momenti negativi. Tra l'altro quel primo anno con la maglia dell'Atalanta, doveva, la coppia d'attacco doveva essere composta da Duni ed Ardemagni. Poi sei stato scavalcato nella gerarchia da No, Tiribocchi. Prima era Ardemagni e Tiribocchi. Tiribocchi. E Doni giocava dietro addirittura al centrocampista. Doni... Poi c'è stata però l'esplosione di Tiribocchi. Bravo. Sì. Doni ti disse scommettiamo che gioco io, magari. E poi ci ho pensato che tante volte facevo un movimento in profondità e non mi lanciava. Ho scoperto dopo il perché. Hai capito? Quindi, no, poi anche Ruopolo mi ricordo che fece bene. E, no, io niente, non feci bene. E, niente, a gennaio... cambiai squadra e andai a Padova. E poi da lì è iniziato questa... Da lì... Non si è capito più niente. No, girovagare, ingaggio alto, Serie B purtroppo o per fortuna tante non riuscivano a pagare l'ingaggio e io sono sempre andato in giro in prestito. Magari con opzioni di riscatto, però quell'anno lì era sempre alto, quindi erano cifre importanti, che magari in una Serie B... non come l'Atalanta, non riusciva, insomma, a pagare. Non voglio farti conto in tasca, non mi permetterei mai e poi mai, però ti chiedo, hai firmato un triennale con l'Avellino? Ah no, dopo i quattro anni con l'Atalanta. È stata una tua decisione, ovviamente, sì, con la società che ti aveva cercato già in precedenza, già due o tre stagioni fa. Ti sei anche tu abbassato leggermente il salario oppure l'hai spalmato nel corso di questo triennale? Nel senso, volevi fortemente questa tua esperienza qui ad Avellino? Ha influito molto la tua decisione, la tua volontà? Sì, assolutamente, ma no, perché addirittura perché il direttore mi ha cercato fortemente e mi hanno promosso questo triennale, l'Atalanta ha partecipato alla buona uscita e niente, l'ingaggio da Avellino quest'anno, adesso non mi ricordo, la metà o qualcosa di più, e di due anni. Di sicuro non sono venuto qua per prendere più soldi possibile, ti dico la verità, perché se dovevo scegliere i soldi andavo a Venezia. A Venezia che mi facevano un contratto, non ti dico le cifre, che io bravo, che con il 90% dei calciatori sarebbe andato. E io invece... Per me i soldi non sono importanti. Dico questo perché sulla pelle mia l'ho vissuta a Carpi ho avuto una cifra importante, però non stavo bene. Le emozioni non le avevo. Non avevi motivazioni. Non avevo motivazioni, quindi ho capito che quando fai una scelta azzardata per soldi sbagli. E appunto Venezia poi l'ho messa da parte, anche se ci ho pensato, perché là Pippo l'ho visto per Formentera e me ne ha parlato bene, là che sono, adesso c'è il presidente Tacopina, hanno dei progetti importanti, però io non ho voluto, insomma, anche scendere di categoria e niente, sono venuto qua. Parlando di emozioni, la prossima foto ne racchiude
tantissime, quindi aspettiamo di vederla, ecco. In modo che è un'altra foto che non ha bisogno di ulteriori commenti, andiamola a vedere. Oh, ma no. Lo sapevo che arrivavi a questo. Sì, no, è una stupidaggine, nel senso è una successo ragazzata. Un episodio. Sì, ma che poi tra l'altro uno che se va a vedere, ti dico la verità, abbiamo fatto una cena tra compagni, 4-5 compagni. A giocare a PlayStation. A giocare, te lo giuro, te lo direi se avevamo delle donne. Ho avuto informazioni direttamente da Modena. Invece, guarda, zero, cioè, perché erano quasi tutti fidanzati tranne me, quindi voglio dire, eravamo... Eri stato invitato, tra l'altro. Era stato invitato. Non l'hai organizzata tu. No, quindi, ma che... Perché noi abbiamo detto nella scheda che sei un festaiolo, hai già detto di Formentera, il Rigatoni, abbiamo visto anche una foto particolare. Sì, no, lì c'è anche qualcos'altro da dire, che poi lo dirò dopo. No, facevamo troppo chiasso, tanto che hanno chiamato poi i vigili, poi un altro mio compagno un po' pazzerello non li ha fatti entrare, questi sono entrati, un casino, carabinieri, sembrava un omicidio, giù dal residence, perché era un residence, e alla fine io così ingenuamente ho risultato con la paletta, ma per ridere, poi non pensavo, non avrei mai immaginato che addirittura querelati, per una stupidata, però vabbè. Tra l'altro preferiamo, io ti sono estremamente sincero, l'ho già detto nella pagella, io preferisco queste esultanze piuttosto che quei cori beceri rivolti a Benjamin Mokulu in quella di Carpi. Tra l'altro sì, è una cosa vergognosa. Benjamin ha risposto con la sua ironia attraverso i suoi profili social, tra l'altro domani ci sarà la conferenza stampa proprio di Benjamin Mokulu, come sempre in diretta sulle nostre frequenze su Prima TV a partire quindi dalle 17. Sarà un'occasione 17. In più per Mokulu per tornare su questi spiacevoli episodi. Che lo diceva anche qualcuno, ma ne sapeva più di me sicuramente, che era l'ottimo Oscar Wilde. Diceva a volte è meglio tacere e sembrare essere stupidi che parlare e togliere ogni dubbio. Perfetto, a proposito di esultanze, abbiamo visto questa di Modena, un'altra che secondo me rimarrà nella storia, è, a proposito di gol nei derby. Ah, del selfie? Sì, a Terni dici? No, è stata, ti dico, non l'ho neanche programmato, pensata prima. Sono andato sotto la curva, nell'andare ho visto il fotografo con la macchina, ho detto prendo la macchina e faccio un selfie e insomma ho sfociato quell'ignoranza. Però ce l'hai pronta quindi per il Benevento della Salernitana, un'esultanza oppure ci devo ancora ti parte il no ma è meglio dopo... no come quando programmo poi non succede mai niente, quindi allora è meglio essere bravo lì al momento e decideremo cosa fare. Dobbiamo aspettarci quindi qualche altro cartellino giallo. No, cercherò di fare bravo in queste partite per poi abbonarlo in quello. Speriamo a prescindere ovviamente significherà che l'Avellino ha realizzato almeno qualche gol, l'ha realizzato soprattutto Matteo Ardemani. Passiamo all'ultima foto. Questa è una tua foto. Chicca sì, è una mia chicca. Vabbè, credo che Matteo ne sia già al corrente, essendo lui un appassionato dei social. Questa è una pagina Facebook, si chiama Serie B Ignorante, e Matteo Ardemagni lo scorso anno addirittura ha vinto il pallone d'oro dell'ignoranza per ignoranza intesa i gesti che abbiamo visto delle esultanze e quant'altro, quindi sei contento di essere l'idolo di tante... Sì e no, nel senso che dagli insulti a volte no. Ah beh, gli insulti no. Però ormai ci sono abituato. E ti dico che ormai nel mondo del calcio se fai gol sei un fenomeno, se no sei un blocco. Sì. È così. Però ormai insomma su quella pagina ci sono più che insulti che altro, quindi però a volte mi diverto anche. Insomma, ti chiamano Ciuffo Biondo. Sì. Sì, lo dico perché la seguo anch'io la pagina, quindi, tra l'altro Matteo, dicevamo appunto nella scheda, l'abbiamo detto anche anche lui ci voleva tornare su quella foto del Rigatoni a questo punto, spiegaci. Sì, no, io allora questa cosa del festaioso del festaiolo, e ti dico la mia, sono chiacchiere da bar, nel senso
ormai noi calciatori veniamo un po' etichettati. Bravo, etichettati. Ti vedono una volta in discoteca, sei un festaiolo. Per dire, l'ultima cosa che quando, appena io arrivai qua, ci fu Cliff Citiello che disse: Ardemagni, dategli un Hollywood, non c'è l'Hollywood, non so se avete presente. Sì, sì, sì. Per dire, io all'Hollywood non ci vado da 7 anni. Quindi, magari andiamo 2 o 3 volte e veniamo etichettati per quelli, per quelle volte lì. Poi è normale, a Formentera io ci vado non perché voglio festeggiare, perché sto anche in Italia. Vado là per tante cose, per il mare bello, perché ci sono posti belli da visitare, perché c'è gente italiana, perché vedo anche dei miei colleghi, ci sono famiglie con i bambini che vanno a Formentera, quindi... poi io credo che c'è anche nella vita, ci vuole anche... ognuno trova il suo equilibrio, cioè che chi si sposa a 18 anni, Pippo Inzaghi me lo diceva questo, io guarda, sto single perché con una donna impazzisco, e anche se le faccio passare tutte non è un problema, però ci vuole, nel senso, arrivare, ognuno raggiunge il suo equilibrio e per come si sente di fare, perché alla fine è la testa che fa tutto, e è normale, non bisogna sbragare, perché sennò a 20 anni magari non ne risenti, a 29 sì, ti dico la verità, infatti non mi ero mai stirato e mi sono stirato qua da velino per la prima volta. Quindi magari tante cose devo diminuirle rispetto a tanti anni fa, però ci sono momenti, ma in estate non ci vedo nulla di male, insomma, da fare, sì, assolutamente, ecco, ma io divertirsi o cosa. Eccola qui la foto, questa è presa dai tuoi profili social, io ti dico, però, personalmente impazzisco per i calciatori così diciamo genio e sregolatezza, in un certo senso, perché ci vuole anche questo, è il bello del calcio. Ovviamente preferisco quando lo fai anche l'esultanza con la maglia bianco-verde, perché davvero mi darebbero ovviamente fastidio, mi mandano in tilt, ma questo è proprio il bello del calcio, viverlo con entusiasmo. Poi abbiamo sempre detto, sei un ragazzo, cioè hai anche meno anni di me, anche di te. Quindi di meno. Quanti anni hai? 29. No, è più grande. È più grande, vabbè. Comunque, per... di 2 anni. Cioè, anche noi ci divertiamo, è giusto che sia così. L'importante è che si è professionisti. Ma certo, in campo, assolutamente. Si è professionisti durante la Assolutamente. Ho fatto anche alcuni errori in passato che ora non li farei mai, ma perché sono maturato molto e mi credo un professionista vero. Nel senso, arrivo al campo e vado via, sono l'ultimo ad andare via, quindi a 29 anni, e quindi professionalmente credo che non mi manca niente, non ho mai sgarrato. Poi se uno mi vede in discoteca e mi dà del festaiolo, non ci posso fare niente, insomma. Bisogna, alla fine è sempre il campo che parla. Assolutamente. Ed è proprio così, quindi chiudiamo questa parentesi dedicata a Matteo Ardemagni, siamo quasi in chiusura, torniamo a parlare di calcio. Max, ti faccio una domanda sciocca. Facile. No, sciocca. Avellino Pisa è l'ultima spiaggia di Toscano? No. Stai mandando in tilt il nostro operatore. No. No, visti i precedenti, allora innanzitutto bisogna vincerla, a prescindere da tutto, dall'ultima spiaggia, penultima spiaggia, perché il Pisa arriva qui con gravi problemi societari. Gattuso per la prima volta sabato scorso ha detto: non ce la faccio più, sono pronto magari anche a farmi da parte. Quindi è una squadra come l'Avellino che lotterà fino alla fine per raggiungere un posto in permanenza in Serie B. Quindi, a prescindere da tutte le polemiche che si sono seguite in questa settimana, questa è la partita da vincere. Che poi sia l'ultima spiaggia per Toscano, a noi non deve interessare più nulla, perché la società gli ha rinnovato la fiducia per 2 settimane consecutive, 3 settimane consecutive, quindi Toscano la deve vivere da oggi con leggerezza. Quindi gli auguriamo di vincere la prossima, di vincere le altre, come fece Tesser un po' l'anno scorso, no? Ne vinse 7 di fila e poi fu mandato via nel momento meno opportuno. Auguriamo a Toscano di essere tranquillo, deve stare tranquillo. Avellino è una piazza difficile, lo diceva anche Matteo, basta poco per esaltarsi. Gli auguriamo
questo poco per esaltarsi. Noi non siamo qui a criticare perché vogliamo il male di Mimmo Toscano. No, noi vogliamo il bene dell'Avellino. Sono due cose completamente diverse. Per ora Toscano è visto come un elemento, tra virgolette, di negatività dalla piazza. Però siamo i primi ad augurargli di trovare la chiave per aprire questa benedetta porta che ci possa portare tranquillità. Il bello del calcio è questo, le storie di Matteo, cosa si porta dietro un calciatore, il sorriso di un calciatore. Noi vogliamo vedere i calciatori felici al corso, vogliamo vedere i calciatori felici alle feste. A noi interessa che l'Avellino sorrida, quindi a Toscano stia tranquillo, non succederà nulla, non deve essere l'ultima spiaggia per Mimmo Toscano. Le colpe oggi, e lo ribadisco, sono solo ed esclusivamente della società. Quindi Toscano deve stare tranquillo, ha il rispetto della società, a noi sta bene così. Quindi una cosa è contestare la società, una cosa è contestare Toscano e una cosa è contestare i calciatori. Fino ad ora i calciatori noi oggi non possiamo dire niente, perché a prescindere da tutto si sono nei loro limiti impegnati. All'Avellino sceso al Carpi, in quanto ad agonismo e forza di volontà, noi possiamo dire qualcosa? No, ci sono stati problemi, diciamo, tattici. Non puoi mettere Gonzales a destra su Di Gaudio, se Di Gaudio va a 100 all'ora e Gonzales ti va a 20, perché va a 20, perché un centrale non è un esterno. Questi sono problemi che devono riguardare l'allenatore e va criticato quando sbaglia. Quindi, Leonardo, io dico, non è l'ultima spiaggia per Toscano, non è l'ultima spiaggia per l'Avellino, ma questa è l'unica partita da vincere. Perché se vinci ti porti al 12°-13° posto e stai più tranquillo. E magari Toscano trova la tranquillità che gli è mancata in questi momenti, in questi mesi. Matteo, classica partita, si vince o si vince? Sì, c'è solo un risultato. Credo che... insomma, sarà importante anche davanti alla nostra gente, e io credo che la curva, tutti i tifosi ci daranno una grande mano come fanno sempre, ma anche in trasferta. Io infatti sono rimasto sorpreso che in trasferta è come se giochiamo in casa, uguale, ne vengono tantissimi e loro sono la forza nostra, sono il nostro 12° uomo in campo. Sicuramente affrontiamo una squadra quadrata, solida, che ha, insomma, compatta, che ha un carattere come lo rispecchia il mister, Ringo Gattuso, quindi sarà una guerra sotto tutti gli aspetti. Delfino, una battuta sul Pisa, siamo in chiusura. Sì, una gara che deve combattere anche con altri problemi. Sì, però non ci credo tanto, perché alla fine si trovano, le motivazioni sono quelle che ti dà il campo, più che quelle che ti dà il fuoricampo, quindi... Le motivazioni dicono che il Pisa è una squadra che nelle ultime gare è stata risucchiata pienamente nella seconda metà della classifica e quindi di conseguenza verrà motivata e determinata a fare il risultato, ma il risultato lo deve fare l'Avellino. Proprio a tal proposito voglio invitare Matteo a togliersi tutte le magliette che vuole, perché se lo fa tutte le domeniche da qui fino alla fine farà sei giornate seduto in panchina, ma l'Avellino fa 22 reti solo lui, quindi insomma... Ma, ovviamente deformazione professionale. Lì sono tante espulsioni, però sono sei giornate seduto e 22 gol, penso che va bene così. Però, quasi, però quasi. Se ci mettiamo la firma che quando poi lui sta in squalifica c'è qualcuno che fa i gol al posto suo indubbiamente, per non parlare poi di questa regola che è assurda, perché non vedo quale sia il problema che un giocatore nell'esultare toglie una maglietta. La perdita di tempo è una cosa, ma si può perdere tempo in tantissime altre maniere rispetto a togliersi una maglietta, che è un'esplosione di gioia. Ma questo è un vecchio discorso. Ormai non si può più fare niente. Ormai non si può più fare niente, davvero. Non si possono portare a striscione, non si possono mostrare magliette particolari anche per ricordare qualcosa. Insomma, veramente si toglie il sale del calcio. Però poi, giustamente, come ci dice Emanuele dalla regia, facendoci vedere il post appunto sui social pubblicato da Movulo, si permette
permette ai tifosi del Carpi e non solo quelli del Carpi di urlare negro a Benjamin Mokulu. Siamo nel 2016 e per me la cosa più grave in questa denuncia che fa Benjamin Mokulu è l'arbitro che resta in silenzio, fa finta di niente, come dice Benjamin Mokulu, gli arbitri fare finta di non sentire niente, hanno fatto finta di non sentire niente anche chi era presente lì a Carpi, mi riferisco ovviamente ai designatori, a tutti gli organi di controllo dei direttori di gara, nessuno ha ascoltato nel referto i cori riferiti e gli insulti riferiti a Benjamin Mokulu, non c'è stato alcun provvedimento quest'oggi nei confronti della tifoseria del Carpi, né un'ammonizione né una diffida, niente di niente. È arrivato invece un rimprovero alla porta e al team manager La Vecchia per alcuni episodi che sono accaduti a fine gara. Capitato spesso. Però questo che non dimostra come il pubblico contro la tifoseria quando ci chiamano terremotati e quant'altro. Come il pubblico può aver paura anche dei calciatori. Gli insulti ad Ardemagni, gli insulti a Mokulu, questo è un segno particolare anche che secondo me va letto anche in una chiave diversa. Io ti colpisco perché voglio farti. Mi casano mai infatti. Peccato che non arrivino palloni da calciare in bocca. Io speriamo però, che arrivino. Poi però si riflette anche sul fatto che la Federazione Italiana Gioco Calcio di assistenti di gara ne paga 4 tra arbitro, sì, guardaline, e sono tutti sempre o sordi o con poche diottrie o poca personalità, non vogliono far vedere. Esatto, quello è il problema, che poi si sostanzia in un abbassamento dell'udito, in una scarsa visione. Ok, abbiamo fatto davvero tardi stasera. Siamo passati il 15 novembre, siamo arrivati. Te lo dico anche perché io mi sono affacciato di là e ti dico che abbiamo fatto tardi. Quindi chiudiamo facendo il sorteggio, ricordo sono 11 tifosi che hanno indovinato e pronosticato Carpi Avellino 1-1. Mi date questa responsabilità. E l'onore di pescarne 2, una alla volta, vediamo il primo, leggiamo il nome, segna tu. Gabriele Iannaccone, grazie. E l'altro? Katia Cati. Ok, l'hai segnati? Sì, adesso li scrivo live. Bene, mentre io scrivo, cominciamo con i saluti. Ok, perfetto. Grazie mille ai nostri ospiti che sono intervenuti in studio questa sera. Grazie all'amico e collega Delfino Sgrosso. Grazie mille. Grazie a voi, grazie ai telespettatori e sempre forza lupi. Grazie a Massimiliano Santosusso del sito sportavellino.it. Buonasera. E un grazie davvero di cuore a Matteo Ardemagni per essersi scoperto insieme a noi, per la sincerità e soprattutto per la professionalità, come detto, speriamo soprattutto in tante esultanze ignoranti di Matteo Ardemagni con la maglia dell'Avellino. Speriamo, grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori e un saluto e sempre insomma forza lupi. Ringraziamo anche Gianluca Cavaliere, Andrea Chiumiento, Emanuele Angheloni in regia. È davvero tutto, Contatto Sport torna lunedì prossimo, sabato invece torna all'appuntamento con Diretta Stadio Studio per il pre e post gara di Avellino Pisa. Come sempre, forza lupi, forza Avellino, grande Domenico. Yeah. Matteo così? Yeah. Old school party, no stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock.
say, oh yeah. Oh.